verde, basse più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione e vivile con noi. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, siamo qui per te. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, Ischia è qui per te. Cominciamo questa nostra breve riunione con me, che mi chiamo Antonio Mencarini e sono la vox di questo, del Dila, e con una serie di cose che vi vorrei dire. Dunque, siamo la città di Milano, ringraziamo la città di Milano perché siamo orgogliosi di essere qui oggi in virtù delle iniziative sagacemente proposte e governate con impegno e professionalità dall'amministrazione comunale. Il nostro viaggio di avvicinamento a questa splendida Romagna della Siam dura da oltre 9 anni. 9 anni durante i quali abbiamo impegnato notevoli nostre risorse personali per l'unico e dichiarato scopo di fare in modo che la poesia, in particolare, e l'arte in generale, riconquistino il palco di primo piano che compete loro nell'attuale società italiana. Certamente, e lo capisco, molti di voi potrebbero pensare o avere l'impressione che in fondo la proposta culturale della quale ci accingiamo alla presentazione non sia un'eccezione né per la città di Milano né tantomeno per ciò che normalmente viene espresso tramite Expo in città e tramite Book City. A tale impressione rispondiamo con la certezza che mai prima di noi un volume di poesie era stato edito grazie alla pubblicità inserita nelle sue pagine, ottenendo in tal modo l'opportunità di essere edito in oltre 5.000 copie rese disponibili in gratuita lettura per oltre 4.000 persone. 4 milioni di persone, sì, 4 milioni di potenziali lettori. Il tutto senza un solo euro di contributo pubblico. Mi fermo solo per non annoiarvi con altri numeri e con altri riferimenti della nostra attività passata, presente e futura. E ringrazio quindi di essere oggi qui e ci consente questo di affermare che il nostro unico e dichiarato scopo di fare in modo che la poesia in particolare e l'arte in generale riconquistino il palco di primo piano che compete loro nell'attuale società italiana ha trovato a Milano, nel contesto dei programmi di Expo in città e di Book City, la sua gratificazione e la sua sede privilegiata. A questo punto io presenterei Silvana Lazzarino. Sì. Silvana Lazzarino, alla quale facciamo una splendida. Grazie a tutti. Grazie a tutti, saluto tutti con un buongiorno e grazie a tutti per essere qui intervenuti a questo importante evento. Ringrazio qui con me Antonio Mencarini, Bruno Mancini e la signora Maria Lucia Neri, perfetto. Sono i tre pilastri, potrei dire, di DILA, l'associazione da Ischia all'Arte, che come prima anticipava Antonio Mencarini, da oltre 9 anni si sta impegnando con tutte le proprie risorse per dare alla poesia, ma non solo, anche alle altre arti, un posto di primo piano, creando anzi attraverso la poesia dei nuovi incontri fra la stessa e le altre arti.
Lo scopo quindi di DILA, di questa associazione di cui è presidente Bruno Mancini, è quello di ruotare, far ruotare intorno alla poesia tutte le altre arti, quindi la musica, ma non solo, la letteratura, il teatro e l'arte, in particolare la pittura e anche la scultura comunque, perché la poesia attraverso versi che raccontano le emozioni della vita fra passato, presente e un futuro da ipotizzare e sognare, si può combinare e creare un gioco interattivo di voci con le altre arti, proprio grazie al flusso creativo che è la base di tutte queste espressioni artistiche. In particolare una personalità importante insieme a Marisa Neri, che è presidente dell'arte di suonare, l'arte del suonare, la soprano Paola Occhi, che ha inaugurato quest'anno, inizio di quest'anno, a gennaio 2016, la scuola di San Possidonio, scuola di canto lirico Lina Cavalieri, e è un po' un esempio di come in questa scuola non si insegni soltanto lirica, ma la lirica anche attraverso le altre arti, attraverso il teatro, quindi attraverso la recitazione, attraverso la dizione e attraverso anche la lettura di testi, perché alla base forse di quello che è l'immagine del cantante lirico è il sapersi anche muovere, guardare, osservare e essere anche un po' attore. Quindi ecco, grazie non solo a Bruno Mancini, a Maria Luisa Neri, a Mencarini, che è un po', come diceva lui, la voce, perché ha una voce veramente affascinante e avvolgente nel momento in cui recita le poesie, perché le poesie Mencarini le recita, e quindi grazie a lui e soprattutto al presidente Bruno Mancini. Io che posso dire di me? Io sono entrata a far parte della DILA un anno esatto, esattamente un anno fa, quando sono stata a Ischia per il premio 8 milioni che la DILA organizza ormai da 5 anni. E l'anno scorso abbiamo fatto la è stata fatta la premiazione a Ischia, io mi sono trovata lì essendo fra i primi tre classificati, e così ho conosciuto di persona Bruno Mancini, Mencarini e anche altri, Paola Occhi, che era lì presente e anche diciamo dato prova della sua grande bravura e presenza artistica. E da lì è nata la mia collaborazione come giornalista, perché io di base sono giornalista, sono di Roma e poetessa per hobby, e sto collaborando con Bruno Mancini e tutto il suo staff, e collaborando ecco, quindi per le sue riviste online, quindi il Disparity 24IT, poi per il quotidiano diretto da Caetano Di Meglio, che è il Dispari, che esce insieme al Mattino di Napoli e che quindi si trova a Napoli, a Ischia, e poi io per Roma collaboro per altre testate, Roma Capitale Magazine, Rai News, sul blog di Rai News Arte e Poesia, e poi sono impiegata alla pubblica amministrazione a Roma, e questo per me è un momento creativo, bello, da condividere con tutti voi, e penso che questa mattinata in cui si intrecceranno arte, musica e poesia possa essere piacevole per tutti. E in particolare ho parlato di Paola Occhi, ho parlato un po' della sua grandezza a livello di cantante lirico, ma è anche una persona eccezionale, non solo brava, ma ha anche saputo così essere con me carina, perché abbiamo trovato una collaborazione anche futura, si spera, perché io con l'incontro che ho fatto quest'anno con una pittrice di fama internazionale, Patrizia Canola, che è seduta in prima fila, sto pensando a un progetto in cui unire arte, quindi pittura, poesia e musica. E Patrizia Canola è una pittrice di fama internazionale, ha esposto nei più importanti musei italiani e stranieri, e il suo diciamo tema fondamentale è il paesaggio, quindi la natura che racconta delle emozioni della vita. I suoi colori sono forti, cangianti, raccontano un po' le stagioni della vita, ma anche che corrispondono un po' alle stagioni della natura. Ricorda un po' la sua pittura Van Gogh, ma per altri gli impressionisti, ma in realtà lei ha un suo percorso originale, un suo stile affascinante. E su di lei io ho scritto, grazie al permesso di Bruno Mancini, sia sul Dispari 24IT,
sia sul quotidiano Il Dispari. E quindi, che dire, ringrazio tutti e in particolare Bruno Mancini. Chiamiamo adesso per la presentazione Massimo Natalucci. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì, sì. Io posso dire che sono uno degli ultimi entrati perché ho conosciuto Bruno Mancini a Ischia quest'estate e da lì è nata, diciamo, questa collaborazione e questo connubio che in qualche maniera spero che continui nel tempo, per avere la possibilità sia di farci conoscere ma conoscere altri amici, personaggi nelle varie, diciamo, situazioni dell'arte, quindi vedo che qui è rappresentato tutto quello che è il panorama artistico, quindi da parte mia c'è questo grande diciamo, senso di gratificazione verso Bruno che mi ha dato la possibilità di entrare in questo gruppo. Io sono di Senigallia, vengo da Rimate, quindi abbiamo quindi una tradizione, per carità, io non mi reputo un poeta, diciamo, di grande livello, sono un dilettante, però abbiamo la tradizione del nostro Giacomo Leopardi, quindi le Marche da sempre nel campo della poesia è stato, ha detto la sua parola, la sua voce più prestigiosa. Io da parecchi anni che mi diletto nella passione della poesia. Diciamo che i primi approcci li ho avuti circa nei primi anni 70. Poi però scrivevo, però non avevo voglia di farle conoscere, quindi ho, diciamo, accantonato centinaia di miei scritti e poi mi è venuto il desiderio di poter lasciare una traccia del mio lavoro. E adesso pian piano in questi ultimi anni sto, diciamo, ricomponendo un po' tutte le mie cose. E ho già fatto 7 uscite editoriali, ce n'ho un'ultima che sta per uscire, quindi questo percorso continua e sono soddisfatto. Penso che, ecco, così in linea di massima vi ho detto quello che è la mia, diciamo, possibile e futura collaborazione in questo mondo della poesia. Vi ringrazio per avermi, diciamo, dato questa possibilità, a risentirci e a fare altre occasioni. Grazie. Buona giornata. Allora, sarei, se voi siete d'accordo con me, ma ancora non abbiamo parlato di coloro i quali sono stati i fondatori di tutte le iniziative realizzate dalla nostra tribù. Come ama appellarsi sempre empaticamente l'eclettico giornalista televisivo Vincenzo Savarese, al quale va un nostro carissimo saluto e l'applauso per il fatto costante media della sua collaborazione. Bruno Mancini, qui presente. Panizza e il sottoscritto hanno validissimi motivi per essere presentati a questo pubblico e a tutti gli organi di informazione che da questa sala vorranno prendere spunto per elogiare e criticare le proposte poetiche da noi poste sulla base del nostro progetto. Sfogliando le antologie regine di questa mattinata milanese, provo a leggere qualche brano delle loro nostre presentazioni e qualche loro nostra poesia. Inizio da me perché sono il più piccolo, perché sono il meno
qualificato, dato che Roberta Panizza è un'autrice notevole e di Roberto Mancini non si può fare altro che dire solo del bene. Anche se qualcuno ha detto, e questo qualcuno è lui, che se un tizio mi dirà che le ha capite le mie poesie, io sorridendo penserò, è un folle. Non è vero, io le ho capite, le ho sempre capite, le ho sempre amate e le ho sempre dette con grande piacere. Allora, vi leggerò qualche cosa di mio. Qualche cosa di mio che per non prudenti lo lasciamo perdere, ma si chiama Mare. Con questa poesia, Mare, che è ispirata a Omar di Edoardo De Filippo, io ho vinto due o tre anni fa, mi pare due anni fa, un premio secondo o terzo agli 8 milioni. Un solco continuo scavato da rate invisibili. La scia bianca immacolata si perde nell'azzurro. Il vento scompiglia capelli e arruffa pensieri. Gabbiani e delfini danzano intorno alla barca, suonando sinfonie sul pentagramma delle onde. Così la vita che scorre intorno a noi. The sea, la mer, das mer, il mar, pelagos, il mare. Si ama e si vede. Calmo, sereno, benefico, violento, cupo, capriccioso e violento ha cullato la vita e ha dato la morte. Così la vita che scorre intorno a noi. Pace, silenzio, bolle che salgono argente. Una murena si affaccia e ti guarda. Un'anemone apre i suoi colori e un rombo assale e mangia un latterino. Così la vita che scorre intorno a noi. Poi invece di, dato che ho un minimo di tempo, invece di leggervi un'altra mia poesia, ve ne leggo una che sicuramente non conoscete, o se conoscete siete veramente dei super esperti, perché è di Trilussa o attribuita a Trilussa. E si chiama La Vispa Teresa. No, non è quella che pensava lei, che ha fatto il no, no, non è l'uccello in chiesa, no, si chiama La Vispa Teresa. La Vispa Teresa aveva tra le bette al volo sorpresa, gentil farfalletta, e tutta giuriva, gridava distesa, l'ho presa, l'ho presa. A lei, supplicando, afflitta, gridò. Vivendo, volando, che male ti fo, tu sì mi fai male stringendomi in ale, deh, lasciami, anch'io, sono figlia di Dio. Confusa, pentita, Teresa arrossì, dischiuse le dita e quella fuggì. Se questa è la storia che sanno a memoria i bimbi di un anno, pochissimi sanno che cosa le avvenne quando era ventenne. Un giorno di festa, uscendo di chiesa, la Vispa Teresa alzava la veste per farsi vedere le calze chiffon, che a tutte le donne fan tanto piacere. Armando, il pittore, vedendola bella, le chiese il favore di far da modella. Verrete? Verrò, ma parati però, oh, parola d'onore, rispose il pittore. Il giorno seguente, Armando, l'artista, stringendo furente la nuova conquista, gridava a distesa, l'ho presa, l'ho presa, così mi fai male la spina dorsale, mi lasci, che anch'io sono figlio di Dio, se hai il suo programma, ne parli alla mamma. A quella minaccia, Armando tremò, gli schiuse le braccia, ma quella restò. Perduto l'onore, sfumata la stima, la Vispa Teresa, più vispa di prima, per niente pentita, per niente confusa, pensò che l'onore non è che una scusa. Per circa tre lustri fu cara a parecchi, fra giovani e vecchi, fra oscuri ed illustri. La Vispa Teresa fu presa e ripresa. Contenta e giuliva, soffriva e soffriva.
La donna che soffre si apostrofa l'esse a tutto interesse di dire che soffre. Ha aggiunto ai 70, con l'anima affranta, col viso un po' tinto, col resto un po' finto, per trarsi d'impaccio dai prossimi acciacchi, apriva uno spaccio di sale e tabacco. Un giorno un cliente, chiedendo un toscano, le tese la mano, così, casualmente. Teresa la prese, la strinse e gli chiese: mi vuole sposare? Farebbe un affare. Ma lui di rimando rispose: no, no, vivendo, fumando, che male ti fa? Confusa e pentita, Teresa arrossì, dischiuse le dita e quello fuggì. Ed ora Teresa, pentita davvero, non ha che un pensiero: d'andarsene in chiesa. Con l'anima stracca si siede e sta batta, offrendo al Signore gli avanzi di un cuore che batte la fiacca. Ma spesso, guardando con l'occhio smarrito la polvere gialla che resta del dito, le sembra il detrito di quella farfalla che un giorno ghermiva stringendo la vita. Così come allora, Teresa risente la voce innocente che prega ed implora: lascia, Dio, sono figlia di Dio. Fu proprio un bel caso, sospira Teresa, fiutando la presa che sale nel naso. Sono qui e non sono lesta, mi scappa anche questa. E fiuta e rifiuta, tossisce e starnuta. Il naso è una tromba che squilla e rimbomba. E pare che l'eco si butti allo specchio. Tra un fiotto e un rimpianto, tra un soffio e un eccidio, la vispa Teresa. Lasciamola lì. Ci credo che questa pagina della vista sia una scoperta che io ho fatto recentemente e mi è piaciuta molto, perché, beh, anche se non è di Trius, è comunque triussista, per cui no, però se vi è piaciuta è molto bene. Facciamo un po' di musica, quindi cosa c'è? Un po' di musica, Scandalesi, Guido Agonelli, perché no? Autopresentazione, brani Elisabetta Capuzzo, Lo specchio di Narciso, e solo per clarinetto e basso. Quindi ci facciamo tutto il repertorio. Voi siete... siete i padroni di 20 minuti, quindi faccio quello che vi pare. Avete 20 minuti di uso. Va bene, allora cominciamo senza rubarsi più di tanto tempo. Noi siamo di Perugia, io e Natalia Benedetti, però ad Ischia abbiamo collaborato già fin dall'84-85 con il maestro Sena, quando ancora il nostro Bruno Mancini non era nemmeno nato in quegli anni lì. Quindi poi abbiamo scritto un inno particolare che è risultato l'inno di questo premio 8 milioni. Noi siamo un duo che esegue musica classica, musica anche particolare, come ascolterete da questi 20 minuti, e particolare anche perché è attinente a un repertorio denominato musica contemporanea, almeno il primo brano di questi. Abbiamo l'onore di avere con noi la compositrice, che la presento, che è Elisabetta Russo, la nostra bella signora celeste. Elisabetta Capurzo, che ha scritto questo brano veramente particolare, Lo specchio di Narciso. Immaginatevi un clarinetto basso che suona i suoi suoni in modo classico e lei lo trasforma, quasi ponendosi di fronte allo specchio e dicendo: ma io posso suonare solo note classiche, posso fare dell'altro. Ascoltate come la nostra Elisabetta Capurzo si inventa
uno strumento veramente inusuale e contemporaneo, lo specchio di Narciso di Elisabetta Capuzzo. Thank you.
grazie Elisabetta per questi lavori che fanno scoprire il nostro strumento in un modo particolare. Elisabetta Caputo. Thank you.